Dottor Borsellino, vorrei iniziare questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara, per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda? Ma si trattò di un periodo che, al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbia avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo. Senta, la vostra amicizia nacque in quell'occasione o in quell'occasione si rinsaldò? No, la nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini, perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, del quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola assieme perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. In quel periodo semmai io ebbi occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca. Senta, si è fatto un gran parlare di un particolare, forse minore, però ugualmente significativo. È vero che doveste pagare il conto di questo giorno alla Asinara, il conto allo Stato? Sì, abbiamo pagato le spese di soggiorno nella foresteria di uno degli stabilimenti carcerari della Asinara, che sono 5 in tutto, perché è un'isola molto grande. Anche le spese di vitto per noi e per le nostre famiglie. Sinceramente non fu una somma eccessiva. Ma la trovo giusta? No, non l'ho trovata giusta, tant'è che questo episodio ho l'impressione che sia saltato alla luce. È vero, signor giudice, che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno? Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carcerari dell'Asinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive. Ma lo trovò giusto? No, non lo trovai giusto, infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore. E torniamo a Falcone, qual è il ricordo più importante che lei ha di lui? Ma guardi, io ricordo soprattutto la sera e la notte in cui abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era giunta notizia che un settimanale italiano il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta. Capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propalazione di questa notizia. E quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ricordo che qualcuno dei colleghi del pubblico dette addirittura nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che a un certo orario stavo cedendo anch'io, perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura, che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni
indagati che in quel momento si trovavano all'estero. E in quel momento lo ricordo con enorme piacere, perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone. Lei lo ha appena nominato, l'ha appena citato. Che cosa ha significato per lei e per la giustizia palermitana italiana il pool antimafia? Il pool antimafia fu un qualcosa che nacque artigianalmente, senza nessuna previsione legislativa che lo prevedesse o lo sostenesse. Signor giudice, lei lo ha appena citato. Che cosa ha significato per lei, ma anche per la giustizia palermitana italiana, il pool antimafia? Si trattò di un esperimento non previsto dalla legge, ovviamente non vietato, e in ordine al quale non ci fu nessun provvedimento legislativo che lo sostenesse, che ribaltò completamente il modo in cui sino a quel momento si era indagato sui procedimenti mafiosi. Partiva intanto dal presupposto soggettivo secondo cui coloro i quali si interessavano ai processi di mafia, che erano estremamente complessi, non dovessero occuparsi d'altro. Inoltre che si lavorasse in equipe, fu questo il primo esperimento di questo genere dopo quelli del terrorismo, ed inoltre ancora che i procedimenti di mafia devono essere guardati tutti contestualmente per riuscire a cogliere le connessioni tra l'uno e l'altro. Si tratta di un esperimento che si basava sul principio del coordinamento delle indagini, un esperimento che soltanto recentemente, con studi accurati di Giovanni Falcone in proposito, è stato riproposto in più ampio raggio con l'istituzione della direzione distrettuale antimafia e della cosiddetta superprocura. È vero, o almeno a lei risulta, che con la morte di Falcone è anche un po' cambiato l'atteggiamento della gente, dei potenziali testimoni? È vero che molta gente è andata in questura o a Palazzo di Giustizia per poter raccontare cose che aveva visto, magari anche di nessuna importanza? Ma è stata una sensazione che anch'io ho avuto sin dai primi giorni. Infatti il 27, mi sembra, maggio, io avevo già recepito questa sensazione e lo dichiarai pubblicamente in occasione di una presentazione del libro di Arlacchi, Gli uomini del disonore, a Roma. Faremo tutte doppie domande. Signor giudice, è vero, o almeno a lei risulta, che si è cambiato con la morte di Falcone l'atteggiamento dei cittadini, dei potenziali collaboratori della giustizia? È vero che molta gente ha cominciato a collaborare con gli inquirenti? È una sensazione che io ho avuto nell'immediatezza dei fatti, tant'è che ne feci pubblico cenno già il 27 maggio in occasione della presentazione del libro di Arlacchi a Roma. E sembra che sin dall'inizio ci sia stata, e ritengo probabilmente a causa della enorme scossa morale che questo omicidio ha cagionato, una voglia di collaborare, una voglia di affrontare anche le difficoltà che i testimoni normalmente incontrano e di contattare gli organi di investigazione e di magistrati. Ecco, dottor Borsellino, ma questo è molto importante nella lotta alla mafia? È estremamente importante, perché una delle manifestazioni più, vorrei dire, eclatanti del controllo del territorio da parte delle organizzazioni mafiose è proprio questo, cioè di riuscire a gestire la diffusissima, sino ad oggi, speriamo che sia soltanto sino ad ieri, omertà istintiva dei cittadini, i quali, anche se non mafiosi, sono permeati di questa regola subculturale della mafia che è costituita dall'omertà. È vero che con la morte di Falcone, o almeno si è parlato molto di questo, è cambiato l'atteggiamento dei pentiti? A lei risulta qualcosa in questo senso? Beh, risulta soltanto
perché tra l'altro è diventato di dominio pubblico una reazione immediata del più importante collaboratore che al momento era alle cure dell'autorità giudiziaria, il quale mandò una lettera alla Presidente della Corte d'Assise d'Appello ritrattando tutto quello che aveva precedentemente detto. Il collaboratore tuttavia, meglio meditando ciò che aveva fatto, non appena si è ripresentato dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello, ha confermato le proprie dichiarazioni. Non ritengo ci sia stato quindi, e non ritengo neanche che ci sarà, un atteggiamento di minore collaborazione da parte dei potenziali collaboratori. Da uomo antimafia, lei ritiene che sia più importante sviluppare la collaborazione dei pentiti o dare la caccia ai cosiddetti grandi latitanti? Guardi, io ritengo che sia proprio la stessa cosa, perché la caccia ai grandi latitanti è una caccia soprattutto di intelligence, cioè di indagini che ci consentano di apprendere chi sono le persone che stanno accanto ai latitanti e chi sono coloro che ne proteggono la latitanza. Conseguentemente l'incoraggiare le forme di collaborazione e la caccia ai grandi latitanti per tanti aspetti fanno un tutt'uno. Parliamo di grandi latitanti, quindi parliamo soprattutto di corleonesi. È vero che i corleonesi, dopo il fenomeno del pentitismo, stanno un po' cambiando anche l'organizzazione militare della mafia per impedire nuovi cedimenti? Abbiamo notizie in tal senso, cioè di una certa alterazione di quelle che erano le regole di suddivisione del territorio in famiglie e mandamenti, dei quali ci hanno parlato Buscetta, Calderone e Contorno. È chiaro purtroppo che le indagini sono sempre un passo indietro rispetto a questi mutamenti della struttura della mafia, e questo è anche fisiologico. I fatti prima debbono avvenire e poi sui fatti si investiga. L'importante è non restare molto o troppo indietro, altrimenti si rischia di indagare su strutture che sono completamente cambiate. Secondo lei questa nuova legge antimafia è una buona legge? Guardi, questa buona legge, questo decreto legge emanato dopo la strage di Capaci è senz'altro nella direzione giusta, mettendo da parte delle ipocrisie accademiche che purtroppo hanno gravato sul mondo giuridico per ben 3 anni, ha introdotto delle opportune modifiche pragmatiche a una struttura troppo rigida di un processo accusatorio nuovo per l'Italia, che si era ormai, ritengo, abbondantemente dimostrato non reggesse all'urto della criminalità organizzata, né fosse completamente recepibile dalla nostra civiltà. Non vorrei parlare di grado di civiltà, ma vorrei dire dalla nostra civiltà, poiché gli ordinamenti non possono trasferirsi così come sono da un ordinamento all'altro senza i necessari aggiustamenti. Questo decreto legge ha riconosciuto sostanzialmente questa situazione, ha introdotto queste modifiche pragmatiche, è venuto dietro ad alcune sentenze della Corte Costituzionale importantissime nel modificare certi aspetti chiaramente aberranti del codice, e dico aberranti perché creavano una differenziazione troppo netta tra la verità reale e la verità che appariva all'interno dei processi. Questo decreto legge è tuttavia incompleto, in quanto, sebbene contenga norme di diritto processuale sicuramente buone e che io condivido perfettamente, non contiene norme di diritto sostanziale e soprattutto talune norme che erano state chieste dai magistrati di Palermo. Queste norme di diritto sostanziale sono quelle che debbono, a nostro parere, stabilire un larghissimo abbattimento delle pene con riferimento ai collaboratori di giustizia. Di queste auspicate modifiche del diritto sostanziale, è
si è fatto carico la sezione palermitana dell'Associazione Nazionale Magistrati, che le ha proposte e le ha viste approvate nell'ultima assemblea che si è svolta a Palermo alcuni giorni or sono. Signor Giudice, proprio in queste ore si fa un gran parlare di questo famoso diario di Falcone. Che cosa può dirci in proposito? Non posso dir nulla, poiché ritengo che l'eventuale esistenza di appunti personali di Falcone non possa formare oggetto di mie dichiarazioni, in quanto nel caso si trattasse di appunti strettamente personali, soltanto la famiglia di Falcone sarebbe arbitra della loro pubblicazione e della stessa ammissione della loro esistenza. Se si trattasse di appunti utili all'indagine, essendovi delle indagini in corso, e vorrei dire iniziate da appena un mese, solo l'autorità giudiziaria di Caltanissetta sarebbe arbitra di pubblicizzare l'esistenza di tali scritti ed il loro contenuto. Senta, signor Giudice, stiamo per finire. Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino? La mia vita è cambiata innanzitutto perché dalla morte di questo mio vecchio amico e compagno di lavoro è chiaro che io sono rimasto particolarmente scosso e sono ancora impegnato, ad un mese di distanza, a recuperare, vorrei dire, tutte le mie possibilità operative sulle quali il dolore ha inciso in modo enorme. È cambiata anche perché, sia per la morte di Falcone, sia per taluni altri fatti, mi riferisco alle dichiarazioni ormai pubbliche di quel collaboratore che ha parlato, che ha detto di essere stato incaricato di uccidermi, e la notizia arrivata alla stampa in concomitanza con la notizia con la strage di Capaci, le mie condizioni sono state estremamente appesantite, le misure di protezione nei miei confronti e nei confronti dei miei familiari. È chiaro che in questo momento io ho visto quasi del tutto, anzi vorrei dire del tutto, pressoché abolita la mia vita privata, poiché non riesco. Il microfono forse un po' sceso. Dopo la morte di Falcone, è cambiata la vita di Borsellino? La morte di Falcone, come era naturale che avvenisse, trattandosi della morte non soltanto del collega e del compagno di lavoro, ma la morte di un mio, forse del più vecchio dei miei amici, mi ha lasciato inizialmente in una situazione di prostrazione notevole, dalla quale in questo momento cerco di riprendermi. È cambiato qualcosa anche con riferimento alle misure di protezione che sono state estremamente, delle misure di protezione che nei miei confronti sono diventate estremamente più rigide, il che mi ha pressoché, mi impedisce pressoché di mantenere anche soltanto una parvenza di una vita di relazione nei miei confronti. Tanto abbiamo finito. Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino? La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma
tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto? Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho, financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro. Grazie, signor giudice.